Buongiorno a tutti, ben arrivati al nuovo incontro di Lucca 2200 anni di storia. Oggi abbiamo come relatrice abbiamo la storica dell'arte Paola Betti. Ciao Paola. Buongiorno a tutti. E il tema trattato sarà la pittura lucchese del Seicento. Prima di partire, come ogni sabato, facciamo vedere il video che ci introduce all'incontro. Ecco, per questo video di oggi voglio ringraziare l'Ufficio del Turismo e oggi voglio ringraziare anche Contemplazioni perché ci ha concesso di fare le riprese alla mostra I pittori della luce alla cavallerizza, di cui magari parleremo anche più tardi. Si vede il video? Sì. Ok. Ecco qua. Allora, ti lascio la parola, Paola. Buona lezione. Ok, perfetto. Sì, benissimo. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio la Casa della Memoria e della Pace per avermi invitato di nuovo anche quest'anno a partecipare a questa interessante iniziativa, a questo ciclo di incontri. E ringrazio naturalmente l'assessora Ilaria Viettina e Carlo Puddu. L'incontro di oggi, come già accennato Carlo, si collega strettamente alla mostra ora aperta, che rimarrà aperta fino a ottobre, alla Cavallerizza, I pittori della luce, da Caravaggio a Pietro Paolini, cura di Vittorio Sgarbi e di Contemplazioni. E desidero ringraziare appunto tutta l'organizzazione di Contemplazioni, Franca Margherita Severini e Sara Pallavicini. Con quest'ultima ho avuto una bellissima esperienza durante il periodo in cui abbiamo collaborato alla presentazione alla organizzazione della mostra che è stata inaugurata all'inizio di dicembre. È stata davvero un'esperienza bellissima. Sia ben chiaro però, e questo voglio sottolinearlo, che l'incontro di stamattina, la presentazione di stamattina, non ha la minima intenzione di sostituirsi alla visita alla mostra, che permette proprio una immersione totale di enorme suggestione in quella che era la cultura figurativa lucchese del Seicento, che in forma e misura più o meno forte e accentuata ha risentito del linguaggio di matrice caravaggesca, questo fino alle soglie del Settecento, direi anche oltre,
si supera il crinale del Settecento con una personalità di grande spicco, di grande levatura qualitativa, che è quella di Giovan Domenico Lombardi, che è molto ben illustrato in mostra. Ecco, Caravaggio è un pittore molto amato e conosciuto, ma il mio intervento di oggi non sarà focalizzato su questa personalità. È chiaro che durante la mia presentazione non potrò fare a meno di fare alcuni riferimenti al pittore lombardo. Ed è chiaro anche che di questa stagione della cultura figurativa lucchese io stamattina sarò in grado di offrirvi solo una panoramica a volo d'uccello, perché entrano in campo molte figure, molte personalità, dai volti assai sfaccettati. Vi parlerò di temi iconografici vari, e sarà necessario spendere anche qualche parola per spiegare questi soggetti, questi temi, questi argomenti. E il linguaggio espressivo di questi pittori non è omologato, sarà necessario dedicare qualche parola anche al linguaggio espressivo specifico di questi pittori. Per cui cercherò di fare del mio meglio nel tempo che ho a disposizione. Durante la mia presentazione, ma in modo particolare in fondo, vi proporrò, vi suggerirò qualche voce bibliografica nel caso siate interessati ad approfondire i temi che io stamattina ho soltanto modo di toccare. Ecco, per comprendere la portata rivoluzionaria del linguaggio che Pietro Paolini inizia a diffondere a Lucca verso la fine degli anni venti del Seicento, è indispensabile fare un piccolo passo indietro e capire quali erano le modalità espressive più diffuse in città e sul territorio della Repubblica nei primi due decenni del Seicento. La bottega più attiva era quella di Gaspare Mannucci, che poi sarebbe stata proseguita ed ereditata dal figlio Pierfilippo. Gaspare è un pittore di origine fiorentina che si stabilisce a Lucca proprio esattamente nel 1600 e che sarà attivo esclusivamente nel campo della pittura di soggetto, di argomento sacro. I suoi dipinti ancora oggi si trovano sparsi, diffusi fino alle propaggini più periferiche del territorio della diocesi. Ma quali sono le caratteristiche salienti del linguaggio di questi pittori? Allora, c'è da dire che il loro linguaggio incarna alla perfezione, soddisfa alla perfezione quanto la Chiesa controriformata chiedeva all'arte, chiedeva in particolar modo alla pittura. Quindi la fine del Concilio di Trento, data al 1563, se non ricordo male, da quel momento in poi la Chiesa spinge gli artisti ad esprimersi secondo un linguaggio che doveva soddisfare alcune caratteristiche ben precise. La Chiesa quindi affida all'arte un ruolo di evangelizzazione e di catechesi per contrastare l'avanzata, la diffusione della riforma protestante. Come si può già capire osservando queste due tele, per soddisfare queste esigenze, le composizioni create sono in genere simmetriche. I personaggi mostrano, o si potrebbe dire anche ostentano, i loro più tipici attributi in modo da facilitare il proprio riconoscimento. Vediamo per esempio la Madonna col Bambino e Santo di Gaspare Mannucci a sinistra. I santi sono molto facilmente riconoscibili. Vediamoli velocemente. Il santo in primo piano a sinistra è San Domenico, poi vediamo San Francesco, poi Sant'Anzano, Santa Apollonia che regge le tenaglie che stringono uno dei suoi denti, subì un martirio veramente terribile, Santa Lucia con un piattino contenente gli occhi e San Nicola di Bari con le tre sfere dorate.
le espressioni delle figure create da questi pittori sono sempre piuttosto pacate, non sono mai sopra le righe. La prima ventata rivoluzionaria che investe Lucca è portata dal ritorno in patria di Paolo Guidotti, che arriva in città nel 1611. Al suo arrivo, come una sorta di manifesto espressivo, offre agli anziani della Repubblica questa grande tela, l'Allegoria della Libertà Lucchese, che oggi è conservata a Villa Guinigi. È una tela abbastanza strampalata, insomma, se vogliamo, anche dal punto di vista della concezione spaziale, ma è una tela ricchissima di significati allegorici. È chiaro, osservando questo dipinto di Guidotti, che il suo linguaggio, almeno in quella fase del suo percorso, è un amalgama tra un orientamento naturalistico, mantenendo però un'attenzione al retaggio tardo-manieristico che aveva caratterizzato i suoi esordi, perché Guidotti arriva a Roma verso la fine del Cinquecento, quando il linguaggio dominante nell'urbe era quello appunto della tarda maniera, e lui non può far altro che aderirvi, anche se quando Caravaggio arriva a Roma nel 1595, Guidotti sarà uno dei più precoci interpreti del suo linguaggio. Guidotti è un artista che in Roma raggiunse una posizione di grande prestigio. Riesce a lavorare per importanti committenti, per le famiglie di maggiore prestigio della Roma del tempo, addirittura per i Borghese, che apprezzandone profondamente l'operato, gli permisero addirittura di fregiarsi del proprio cognome e lo fecero Cavaliere di Cristo. Proprio per questo motivo che Guidotti è conosciuto anche con il soprannome di Cavalier Borghese. È una figura molto sfaccettata, quella di Guidotti, un artista poliedrico, perché lavora come pittore, scultore, architetto, è un poeta anche, addirittura è autore di un poema che vuole imitare la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, un poema intitolato La Gerusalemme distrutta, che si credeva perduto ed è stato rintracciato proprio negli ultimi anni. E le fonti storico-artistiche si sono un po' sbizzarrite nel raccontarci la biografia del pittore, un pittore veramente con una personalità davvero bizzarra. Uno degli episodi che le fonti ci raccontano è che sembra che durante il soggiorno lucchese di Guidotti, che ritorna in patria dal 1611 al 17, riguarda una prova virtuosistica che consiste nel dipingere una testa di vecchio su una tela, intingendone il colore anziché i pennelli, l'alluce del piede destro, che poi viene dato, cioè colpisce a gran botte una tela e alla fine ne esce fuori la figura di un vecchio, una cosa veramente bizzarra. Le fonti ci raccontano anche che Guidotti era solito girare nottetempo per i cimiteri per disotterrare i cadaveri, li vivisezionava per ottenere una più profonda conoscenza dell'anatomia. E poi il colmo è l'episodio, sempre riportato dalle fonti storico-artistiche dell'epoca. Sembra che Guidotti abbia fatto un pionieristico tentativo di volo, costruendo un'impalcatura con ossa di balena ricoperte di piume di uccello. Non voglio pensare quanto catastrofici siano stati gli esiti di questo tentativo. Comunque, ecco, come vi dicevo, a Roma Guidotti non respira soltanto l'aria dominante
alla fine del Cinquecento, c'è cioè questa atmosfera assolutamente intrisa di umori tardomanieristici, ma con i sensi ben allerta a quanto di nuovo veniva prospettandosi sul palcoscenico artistico romano dell'epoca, capta subito le novità diffuse in Roma da Caravaggio, come è evidente ad esempio in queste due opere. Il David del Museo di San Paolo fuori le mura, datato 1608, e questa splendida, forse il suo capolavoro, Deposizione di Cristo nel Sepolcro della Chiesa di San Frediano. Ecco che ci permettono di considerarlo proprio come uno dei primi adetti del linguaggio di stampo caravaggesco. Ecco, ma veniamo finalmente a Pietro Paolini, che sarà senz'altro il protagonista di questa mia presentazione di stamattina, che è il pittore più osannato sia da contemporanei che nei tempi recenti, cioè, intendendo limitarmi all'ambiente lucchese, cioè quando si parla di Lucca, sì, c'è Pompeo Patoni. Però Pompeo Patoni nasce a Lucca, ma poi si sposta a Roma, quindi normalmente quando si parla di Pompeo Patoni si pensa ad un pittore romano e non lucchese. Parlando invece di Lucca, il pittore più conosciuto anche a livello internazionale è senz'altro Pietro Paolini. E la fama di cui godette ancora in vita è testimoniata dal numero di componimenti poetici che vennero creati in occasione della pubblicazione delle opere da lui prodotte. E in epoca contemporanea, invece, dal desiderio, diciamolo così, anche se non è proprio un'espressione. Una bella espressione, dalla brama di possesso che si scatena ogni qualvolta un'opera di Paolini compare sul mercato antiquario, raggiungendo anche delle cifre veramente molto interessanti. A questo proposito vi faccio un paio di esempi. Questo è il ritratto di Tiberio Fiorilli come Scaramouche. Tiberio Fiorilli è un attore della commedia dell'arte, un attore italiano che però si trasferisce a Parigi e da lì molto attivo, diventa anche grande amico di Molière. Quest'opera è stata acquistata pochi anni fa dal Museo di Château de Versailles per circa 400.000 euro, quindi una cifra di tutto rispetto. Un altro esempio significativo che posso farvi riguarda l'uomo che scrive al lume della lucerna, che ora si trova in una galleria di New York, l'Adam Williams Fine Art, ma è stato venduto in asta dalla Sotheby's forse un paio di anni fa, raggiungendo una cifra di 500.000 dollari. Insomma, anche in questo caso si ha proprio una dimostrazione significativa del valore, ma non solo pecuniario, ma anche qualitativo, che viene riconosciuto alle opere del nostro pittore. In epoca moderna, la riscoperta e la rivalutazione di Paolini si avviano negli anni 60 del Novecento e trovano un primo coronamento nella monografia che gli viene dedicata nel 1987 da Patrizia Giusti Maccari. Ed è un testo da cui ancora oggi non si può prescindere se ci si vuole accostare alla conoscenza del pittore. Negli ultimi tempi, però, alle ricerche su Paolini hanno dato un contributo altri studiosi che sono riusciti a trovare nuovi documenti e ad aggiungere nuove opere che sono andate ad arricchire il catalogo di Pietro. Ancora oggi, però, nonostante tutta questa attenzione che ruota intorno a Paolini, purtroppo le fonti non ci hanno restituito il nome del primo maestro del pittore. Si sono dimostrati piuttosto avare in questo senso.
Sembra però ormai accettato universalmente che il primo maestro del pittore possa riconoscersi in Paolo Guidotti, che, come vi ho già detto, soggiorna a Lucca tra 1611 e 17, un periodo in cui per un aspirante artista, un aspirante pittore, come doveva essere Paolini nel secondo decennio del Settecento, perché Paolini nasce nel 1603, poteva essere proprio un maestro ideale, tra l'altro un maestro di grande prestigio, perché durante i decenni trascorsi a Roma, Guidotti era riuscito a tessere tutta una rete di rapporti veramente importanti, sia tra i lucchesi residenti a Roma per motivi professionali, ma tra i lucchesi residenti a Roma c'erano anche molti membri della curia papale. E quindi si tratta di potenziali committenti di grande importanza e di grande prestigio. D'altra parte c'è anche da dire che i rapporti con la città papale saranno molto fitti, molto stretti durante tutto l'arco del Seicento. Durante questo secolo si registra un continuo andirivieni di artisti e di opere tra Roma e Lucca e viceversa. Questo discorso non interessa soltanto Guidotti e Paolini, ma altre figure di rilievo del panorama artistico lucchese dell'epoca: Pietro Sigismondi, Giovanni Colli e Filippo Gherardi, Pietro Testa, e poi andando ancora oltre cronologicamente Giovan Domenico Lombardi. E se si desidera approfondire questo tema, cioè gli stretti contatti, gli stretti legami esistenti nel Seicento tra Lucca e Roma, vi consiglio la consultazione di questo testo. Sono gli atti di un convegno che si è tenuto alla Biblioteca Erziana a Roma pochi anni fa. Ecco, secondo una tradizione consolidata, sembra che maestro di Paolini a Roma sia stato Angelo Caroselli. C'è da dire però che, anche se i documenti non ci hanno comunicato, non ci hanno restituito la data esatta del trasferimento di Pietro da Lucca a Roma, per una serie di motivi, questo momento potrebbe essere collocabile intorno al 1620. Caroselli però si trova assente da Roma, perché a Napoli, fino al 1623. Quindi è chiaro che Paolini, non sappiamo se si sia trasferito a Roma al seguito del suo plausibile maestro, che, come abbiamo detto, potrebbe essere stato Paolo Guidotti, oppure potrebbe aver seguito Guidotti in un secondo momento, e Guidotti potrebbe averlo aiutato ad inserirlo in questo complesso e vasto, difficile mondo romano. È chiaro comunque, come vedremo poi quando vi mostrerò alcune opere di Paolini, quanto Paolini si sia ispirato al mondo figurativo di Angelo Caroselli. Lo vedremo soprattutto dal punto di vista della scelta dei tipi fisionomici. Osservate per esempio il volto di questa fanciulla, che è caratterizzato da zigomi prominenti, occhi a mandorla, un volto ovale con il mento abbastanza piccolo e appuntito. Quindi è chiaro che Paolini, una volta arrivato a Roma, non si limita a guardare ai prodotti dell'attività di Angelo Caroselli, si guarda intorno e rimane colpito dai rappresentanti del movimento della Manfrediana Methodus, un movimento che prende il nome da Bartolomeo Manfredi, che è uno dei seguaci di Caravaggio. I membri della Manfrediana Methodus provengono un po' da tutte le parti d'Italia, ma anche d'Europa, e soggiornano per periodi più o meno prolungati a Roma. Per quanto riguarda il nord Europa, sono pittori che arrivano soprattutto dalle Fiandre, dall'Olanda, ma anche dalla Francia. Per farvi qualche nome, Gerrit van Honthorst,
Valentin de Boulogne, di cui in mostra, se andrete a visitarla, potrete vedere un paio di opere. Le opere di questi artisti che aderiscono alla Manfrediana Methodus sono caratterizzate da forti contrasti chiaroscurali. Di solito sono ambientate a lume di notte, sono ambientate in interni abbastanza oscuri e l'illuminazione artificiale può essere fornita da lampade a olio, da candele, da torce, e il fatto che l'illuminazione sia di tipo artificiale crea suggestivi riverberi sulle figure o sugli oggetti sparsi all'interno di questi ambienti. In genere le scene sono ambientate in interni. Quindi comune a questi pittori è anche la stretta aderenza alla realtà, che viene riprodotta con notevoli capacità mimetiche e senza intenzioni idealizzanti. Questi artisti non trascurano certo la pittura di argomento sacro, però per lo più amano rappresentare, eseguire quadri da cavalletto con scene riprese un po' da quanto si può osservare girando per le strade o nelle taverne, quindi giocatori di carte, la Buonaventura, suonatori, concerti. Ecco, sono poi tutti temi che si ritrovano nel catalogo di Paolini. Le opere di Paolini esposte in mostra sono circa una ventina e provengono da collezioni, da chiese e da musei, sia italiani che esteri. Quindi, ancora una volta mi trovo costretta a rinnovare il mio invito ad andare a visitare la mostra, perché in molti casi si tratta di un'occasione unica, imperdibile, per poter osservare direttamente opere che altrimenti non sono accessibili al pubblico. Tra le opere di Paolini esposte in mostra, mi piace iniziare dalla presentazione di due tele eseguite dal pittore per la chiesa olivettana di San Ponziano, di cui era zio, di cui era abate lo zio materno Andrea Raffaelli, di cui Paolini esegue anche il ritratto. Come vedete, un personaggio anziano, le cui fattezze sono riprodotte senza alcun intento idealizzante. Ecco, le due tele condotte per San Ponziano sono da considerare tra le prime opere di destinazione pubblica eseguite dal pittore una volta ritornato a Lucca. Questa, per esempio, è datata 1633. E quel martirio di San Bartolomeo, che stiamo vedendo in questo momento, eseguito per San Ponziano nel 1633, era destinato all'altare a corno Evangeli, cioè quello a sinistra guardando l'altare maggiore. L'opera è forse quella che più delle altre dimostra la stretta aderenza di Paolini al linguaggio caravaggesco. Paolini, per progettare questa composizione, deve aver guardato con interesse a un'opera realizzata da Caravaggio nel 1600, il martirio di San Matteo per la Cappella Pomperelli in San Luigi dei Francesi, perché le due opere condividono alcuni elementi. In ogni modo, è come se Paolini, una volta tornato a Roma, volesse con quest'opera far mostra di un manifesto di quanto aveva appreso durante il lungo soggiorno romano e durante il soggiorno a Venezia, che compie negli anni a cavallo tra i 20 e i 30. Infatti è un'opera molto significativa, molto, molto bella, molto toccante. Allora, torniamo al confronto tra questa tela e quella di Caravaggio. Vedete che ci sono alcuni punti in comune. Per esempio, la figura dell'Aguzzino in primo piano che poggia le mani, le braccia a terra, ritroviamo anche in Caravaggio. La figura ripresa di spalle, la ritroviamo in Paolini.
E poi in alto sui protagonisti della scena vola un angelo che sta per consegnare la palma del martirio al santo, in questo caso San Bartolomeo, nell'altro caso San Matteo. E poi le due opere sono comunque senz'altro accomunate da questi forti contrasti chiaroscurali e dalle espressioni così sguaiate, violente degli aguzzini. Notate questo particolare che è davvero molto riuscito, il braccio che Bartolomeo tende verso lo spettatore, che vi colpirà ancora di più quando sarete davanti alla tela all'interno della cavallerizza. Cioè, forse è un espediente che Paolini adotta per misurare la profondità dello spazio, ma anche un modo come per spezzare il sottile diaframma che separa lo spazio occupato da noi, occupato dagli osservatori, con lo spazio, la scena finta in pittura. Ecco, l'altra tela, la condanna di San Ponziano, viene invece realizzata per l'altare maggiore, quindi era destinata ad una posizione di massima visibilità. Forse è per questo motivo che Paolini sceglie di rappresentare, anziché il martirio, con tutti gli accenti di violenza che ne derivano, l'episodio della condanna di San Ponziano. È San Ponziano che viene condannato insieme ai suoi tre discepoli, che vediamo qua, in secondo piano, distribuiti appunto nella profondità dello spazio, dietro a questo soldato che indossa un'armatura di straordinaria bellezza. Nell'angolo superiore sinistro, tra le fronde degli alberi, vediamo che entra una lama di luce. È una luce di origine soprannaturale che va a colpire con forza il volto di Ponziano. È un volto che esprime tutta l'angoscia del santo, che ne mette in mostra tutta la sua umana paura per il destino cui sta andando incontro. Infatti, soprattutto lo sguardo così quasi implorante, così acquoso e lacrimoso del santo crea un rapporto di empatia con il fedele, con noi osservatori che stiamo guardando la tela. Le due opere, le due pale realizzate per San Ponziano hanno in comune questa gamma cromatica tenuta su tonalità spente, quindi una tavolozza che è giocata in una gamma cromatica piuttosto ristretta nei toni del bruno e del grigio, con delle tensioni nel rosso con cui Paolini dipinge le vesti, i berretti, ma un rosso. Vedete, per esempio, com'è bizzarro questo copricapo che poi più avanti ritroveremo in una natività dello stesso pittore lucchese, ma è un rosso così particolare che a me viene fatto di definirlo Rosso Paolini. Ecco, cambiando registro, intorno alla metà degli anni 30, a Paolini viene commissionata l'esecuzione di due tele. Oggi ne rimane soltanto una delle due. Questa rappresenta l'uccisione degli ufficiali del generale Albrecht Wallenstein e l'altra rappresentava l'uccisione dello stesso condottiero. Però purtroppo la tela compagna è andata perduta in un momento imprecisabile. Committenti di queste due tele sono i Diodati, la famiglia Diodati, che però nel 1661 vende il palazzo con parte degli arredi alla famiglia Orsetti. Infatti, attualmente questa tela di grandi dimensioni è, a cose normali, esposta, creando grande senso scenografico sullo scalone di Palazzo Orsetti, del Palazzo Comunale. Ma in mostra abbiamo modo di osservare
da vicino tutti i particolari, cosa che non è possibile invece quando la tela è appesa in alto, molto in alto sullo scalone, come ci ha fatto vedere Gabriele Calabrese nella relazione di sabato scorso, che ruotava tutta intorno alla figura di Stefano Orsetti. Questa tela riveste una grande importanza anche perché può essere considerata un unicum nel panorama pittorico italiano dell'epoca, perché rappresenta un fatto di storia contemporanea, un fatto di storia che avviene in Germania. E voi forse legittimamente vi state domandando cosa c'entra tutto questo con Lucca e con la famiglia Diodati che ha commissionato l'opera. Invece c'entra, c'entra, e ora vi spiegherò il perché. Allora, questa commissione ha lo scopo di testimoniare la fedeltà della famiglia Diodati e della comunità civile lucchese tutta all'impero asburgico, in particolare alla figura di Ferdinando II, che era all'epoca imperatore asburgico. Infatti, negli anni 30, all'inizio degli anni 30 del Seicento, due membri della famiglia Diodati, Giulio e Fabio, si trasferiscono in Germania ed entrano nell'esercito imperiale, in modo più preciso nelle truppe del generale Wallenstein, un uomo molto volitivo, molto intraprendente, che però a mano acquista sempre più potere, forse troppo, al punto che si diffonde la voce che abbia intenzione di fare una specie di colpo di Stato. Giunta voce all'imperatore, questi decide di ordire un tranello, insomma, di organizzare un tranello per eliminare il generale Wallenstein. Quindi Fabio e Giulio Diodati, appena saputo questo, lasciano le truppe del Wallenstein e si ricongiungono all'imperatore. Proprio per documentare, per certificare questo atto di fedeltà nei confronti dell'imperatore, la famiglia Diodati avrebbe commissionato a Pietro Paolini la rappresentazione di questi due episodi, cioè una specie di manifesto di fedeltà, di deferenza nei confronti dell'impero asburgico. Ecco, se la scala cromatica rimane un po' la stessa che abbiamo visto nelle due tele di San Ponziano, qui il carattere della stesura è diverso. La stesura è più veloce, meno accurata, quasi volesse adeguarsi ai moti dinamici dei protagonisti dell'azione, un'azione turbinosa che vede gli aggressori scagliarsi con violenza contro i sostenitori del condottiero, provocando un parapiglia generale. Quindi viene ribaltato il tavolo dove era stato allestito il banchetto e cadendo, rovesciandosi il tavolo, vengono giù stoviglie di tutti i generi, piatti di peltro, bicchieri, qualsiasi cosa. L'ambiente, vedete, è molto ricco, ci sono queste colonne scanalate, il tutto, come è solito, come vedremo anche nelle opere che vi mostrerò tra poco, il tutto è illuminato a luce artificiale. Qua abbiamo una lampada a olio che diffonde questi bagliori un po' sinistri in tutto l'ambiente. Ecco, finora abbiamo visto Paolini nelle vesti di pittore di soggetti sacri e storici. È ora la volta di scoprirne un'altra faccia, quella che lo vede impegnato nella produzione di quadri da cavalletto destinati al collezionismo privato. Questo splendido concerto, ad esempio, sembra che in origine appartenesse alla collezione Manzi. I cinque personaggi maschili, rappresentati mentre provano un brano musicale, sono disposti sulla scena seguendo un andamento orizzontale, come se ci trovassimo davanti ad un bassorilievo, eh? Non viene suggerita una particolare profondità dello spazio. Infatti l'ambiente, è privo di qualsiasi allusione ad arredi o oggetti, che possano arricchire, la sala dove si svolgono queste prove di un concerto.
È un'impostazione molto cara, molto amata da Paolini, e infatti la ritroviamo in molte delle sue composizioni, per esempio nei Bari o nell'Indovina o nell'Allegoria della vita e della morte o nell'Età della vita Mazzarosa che potete vedere in mostra. Ecco, vedete. Anche in questo caso, come nel concerto su cui tornerò tra un attimo, Paolini utilizza questo escamotage di far puntare gli occhi di uno dei protagonisti della scena verso l'esterno della tela, verso l'osservatore, in modo da ottenere un maggiore coinvolgimento per attirarne l'attenzione in pratica. Ecco, vedete che in questo caso a guardare verso di noi sono questo suonatore di Tiorba e questo suonatore di Spinetta. Ecco, allora, i cinque protagonisti di questa scena, cosa stanno facendo? Ci sono degli strumenti musicali e iniziando la lettura da sinistra vediamo appunto una Tiorba su cui Paolini, cosa veramente molto molto rara, ha lasciato anche la sua firma sulla cassa armonica. Sulla cassa armonica dello strumento, ora purtroppo in foto non si riesce a vederlo, ma quando andrete a visitare la mostra avrete modo di osservare questa rarissima firma lasciata dal pittore sulla tela. Poi sul tavolo sono poggiati due strumenti, uno strumento a fiato, la tromba, e uno strumento ad arco, un violino. E poi vediamo una spinetta, che è una specie di clavicembalo, però più leggero e quindi anche volendo trasportabile. Paolini ha rappresentato molte scene, molte tele, ha realizzato molte tele che hanno come protagonista suonatori, strumenti musicali, costruttori o accordatori di strumenti musicali. E vi faccio vedere qualche esempio. Qui abbiamo un suonatore di blusa con liuto e tamburino della collezione Etro, lo stilista, a Milano. Poi abbiamo questo splendido concerto bacchico conservato nel Museum of Art di Dallas, con queste linee molto sinuose. Anche questa è una composizione splendida, dove la nostra attenzione viene attirata soprattutto da questa giovane cantatrice con questo atteggiamento così ammaliante, così seducente. Ecco, questa è un'opera che non è esposta alla Cavallerizza. E poi vediamo questo cantore che è piaciuto così tanto a Contemplazioni da averlo scelto come immagine simbolo della mostra. Ed effettivamente è un'opera di grande appeal, cioè rappresenta questo giovane cantore con il volto indirizzato verso una potente fonte di luce. È colto questo personaggio nel bel mezzo di un vocalizzo. Vediamo questi grandi occhi ispirati, il naso arrossato, non si sa se per lo sforzo o per il freddo, e per la bocca spalancata. Ecco, questa bocca è un po' un elemento che stona all'interno del volto, perché il volto è ripreso di tre quarti, mentre la bocca è rappresentata come se il personaggio fosse ripreso quasi frontalmente. Questo non certo per un'incapacità, un'imperizia del pittore nel rendere gli scorci. Bisogna dire che spesso Paolini introduce nelle sue opere questi elementi, se così vogliamo dire, di disturbo, che hanno proprio il compito di creare nello spettatore una specie di spaesamento, di trasmettere una certa dose di inquietudine, una sensazione di vertigine. È un'espressione, quella del cantore, che ritroviamo, seppure più ammorbidita, anche nel nostro concerto, in questo giovane cantore. Allora, sulla destra
siede questo personaggio che credo sia quello che maggiormente attira la nostra attenzione. È un giovane dallo sguardo magnetico, con indosso un abito di broccato rosso, forse proprio un omaggio alle celeberrime tessiture lucchesi, e un cappello abbondantemente orlato di piume. Da notare che le figure sono talmente individualizzate, talmente precise, differenti l'una dall'altra, da far pensare a dei ritratti. Guardate ad esempio la cicatrice sulla fronte di questo cantore al centro, e abbiamo proprio la sensazione di trovarci di fronte a un'istantanea fotografica, al fotogramma di un film. Le figure non sono in posa, viene proprio colto l'attimo, l'attimo fuggente. È come se qualcuno fosse entrato all'improvviso nella stanza, senza preavviso, e avesse attirato l'attenzione dei due musicisti che stanno all'estremità della scena, che non smettono comunque la loro, non interrompono la loro esecuzione musicale, ma all'improvviso si voltano verso di noi, verso gli spettatori. Un'altra opera di grande fascino è questa allegoria della vita e della morte, che ha un pendant nel Museum of Fine Arts di Boston, e probabilmente entrambe le tele in origine si trovavano in collezione Von Bisi. Una tela che possiamo immaginare collocata in uno studiolo, in uno spazio appartato, per servire da spunto di meditazione sulla caducità delle cose terrene, cioè un classico memento mori. I lineamenti del volto del protagonista, del giovane, sono molto caratteristici per Paolini, e li ritroviamo molto simili sia nel pendant che vi ho mostrato, sia nel Cupido Dormiente, che è una delle ultime acquisizioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, questo esposto in mostra, tra l'altro. Vedete questo volto con il mento abbastanza appuntito, gli zigomi accentuati e il naso che ha una base triangolare con le narici ben disegnate. Ecco, sono tutti tratti somatici che ritroviamo anche in queste altre figure. Allora, la lucerna, che è la fonte di luce artificiale, ormai come abbiamo capito, immancabile nei lavori di Paolini, come dei lavori degli aderenti al movimento della Manfrediana Methodus, ecco, la lucerna è collocata tra i due teschi, tanto che di quella in primo piano riusciamo a scorgere soltanto il profilo, la silhouette, mentre di quello in secondo piano la luce mostra anche le orbite con un risultato abbastanza macabro, direi. Il ragazzo si trova ad un bivio. Deve scegliere tra la vita dedicata al soddisfacimento dei sensi, cui allude la fanciulla che si affaccia alle sue spalle, e una vita invece dedicata al soddisfacimento dello spirito, cui allude invece l'anziano religioso che vediamo a destra. Nell'ambito della pittura sacra ho piacere di mostrarvi questa adorazione dei pastori che non è in mostra, e probabilmente in origine in collezione Manzi. La scena è ambientata a lume di notte, come d'uso comune nella rappresentazione di questo soggetto da parte dei membri della Manfrediana Methodus e non solo. E come mostra si vede nella splendida Adorazione dei Pastori di Rubens, proveniente dalla Pinacoteca Civica di Fermo. Ecco, io per anni, negli ultimi anni, ho provato più volte a vedere
quest'opera nella sua sede originaria, però a causa dei danni causati dal terremoto l'opera era in continuo girovagava, insomma, diciamo così, da una sede all'altra, e quindi sono riuscita finalmente a vederla soltanto all'apertura della mostra I pittori della luce. Ed è un'opera fondamentale per Rubens e per la conoscenza da parte dei pittori italiani del modus operandi di questo grandissimo pittore fiammingo. E la scena è rischiarata dalla luce soprannaturale che si irradia dalla figura del bambino adagiato su un panno bianco sulle ginocchia di Maria. Una luce che accende espressioni di meraviglia e di stupore sui volti dei pastori accorsi per adorare Gesù, richiamati dalla luce della stella cometa che si intravede qua tra le fronde. Un dettaglio particolarmente riuscito è quello che fotografa l'attimo in cui la bambina davanti al fuoco accende, servendosi di una frasca, la lampada che regge tra le mani, e la luce che fuoriesce da questa lampada illumina all'improvviso, colpisce all'improvviso il suo tenero viso di infante. È un'opera che raggiunge una rara intensità poetica con questi dettagli di grande tenerezza. E i pastori calvi rappresentano quei mondoni che ricorrono molto spesso nel catalogo di Paolini. Alla fine del Settecento, Giacomo Sardini, l'erudito Giacomo Sardini, nella biografia del pittore, definisce così questa tipologia di personaggi: curiosi villani che per essere calvi sulla testa furono chiamati mondoni. E in effetti in diverse opere del pittore ricorre questa tipologia di personaggio, dove assumono addirittura il ruolo dei protagonisti. Ad esempio nel Suonatore di Cornamusa del Musée Fesch di Ajaccio, o nel Mondone che suona liuto con Donna e Cupido in attesa, che possiamo vedere alla Cavallerizza. Sono figure riprodotte con crudo realismo, senza alcun intento idealizzante, con tutte le loro rughe, dovute all'età avanzata, le mani tozze, le orecchie a sventola e spesso anche delle espressioni non proprio rassicuranti, come nel caso di questo mondone. Il ventaglio dei temi affrontati dal pittore è veramente molto ampio, come dimostra anche quest'opera, che ha come protagonista un negromante. Un negromante terrorizzato dagli esiti imprevisti di un rito alchemico. Lo vediamo fuggire terrorizzato dagli artigli, ecco, che entrano in scena sulla destra della composizione. E il fatto che rimanga invisibile la creatura mostruosa a cui questi artigli appartengono, secondo me, crea un effetto ancora più inquietante. Ecco, quali sono gli elementi salienti di questo rito alchemico che compaiono un po' in tutte le scene che riguardano questo tema? Vediamo un braciere su cui è adagiato un teschio rovesciato e poi l'immancabile libro con le pagine su cui sono vergati degli appunti, delle figure per noi inintelligibili perché sono segni alchemici. E è un tema, è un gusto per il mistero e l'esoterismo che Paolini può aver assorbito da Angelo Caroselli. Questa in effetti è un'opera che vediamo in mostra e dove tornano un po' gli stessi elementi che abbiamo visto in Paolini. Vedete il braciere con il teschio rovesciato, e qua ora la foto non è magnifica dal punto di vista qualitativo,
Comunque qua di nuovo a sinistra si vedono gli artigli e la maga terrorizzata perché questi artigli stanno per raggiungerla. Lo stesso lo vediamo in quest'opera di Peter Van Laer. Ecco qua, non so se riuscite a vedere gli artigli. Ecco, e poi il solito teschio rovesciato e tizzoni e tutti gli oggetti necessari per compiere questi misteriosi riti alchemici. Oh, qua vi mostro un'altra tela che si trova in collezione privata, quindi normalmente non visibile, e che non troviamo tra le opere presenti alla Cavallerizza. È un tema tratto dall'Odissea, quindi un soggetto ricavato dalla letteratura epica. Protagonista è Penelope, regina di Itaca, che a causa della lunga assenza di Ulisse, suo sposo, finisce per essere considerata vedova e quindi diventa oggetto dell'attenzione di numerosi pretendenti. Con il celebre escamotage della tela, per lunghi anni riesce a tenere i suoi corteggiatori in attesa di una risposta che non sarebbe mai arrivata. Infatti promette di fare la sua scelta solo una volta compiuta la tessitura della veste funebre del suocero, che però di giorno viene tessuta e di notte viene disfatta. Penelope diventa così simbolo della fedeltà coniugale. La scena si svolge in un ambiente immerso nell'oscurità, rotta dal lume irradiato dalla lampada a olio sospesa proprio davanti alla protagonista. La luce colpisce il bel volto della regina e il suo profondo décolleté, su cui cade il nostro sguardo, ma soprattutto quello del pretendente. Come al solito, la seduzione sfoderata dalla donna riesce ad ottundere la volontà dell'uomo, a indebolirne le intenzioni razionali. In primo piano vediamo una delle ancelle di Penelope intenta a tessere. Penelope, molto sicura di sé, molto gagliarda, è appoggiata al telaio e indica l'ancella come a voler dire: "Non vedi che sto tessendo? Presto sarò in grado di scegliere il mio nuovo sposo." Ma nel frattempo, con aria maliziosa, forse un filino strafottente, guarda verso uno dei suoi pretendenti, che indossa una sfavillante armatura, forse proprio per far colpo sulla regina, ma la sua espressione è un po' delusa. Forse si rende conto che la regina li sta prendendo, insomma, tutti in giro in pratica. Molto bella è anche la figura della vecchia che appare sulla destra, il volto grinzoso appena rischiarato dalla luce artificiale creata dalla lampada a olio. La scena assume un gusto teatrale proprio grazie a questo tendaggio che cala come un sipario sui protagonisti. Questo a rompere, come abbiamo visto già in altre occasioni, questa gamma cromatica un po' monocorde che è tutta giocata sulle sfumature dei grigi, dei neri e dei bruni. Visto il tempo a disposizione, mi trovo costretta a salutare Paolini, perché appunto ricordo come l'intervento di oggi porta per titolo Pietro Paolini e i suoi. Quindi vorrei presentarvi, seppure brevemente, a grandi linee, i pittori che ne hanno frequentato l'Accademia, una scuola aperta dal maestro intorno alla metà del Seicento, dove si sono formate un po' tutte le giovani promesse della scuola pittorica locale, che poi avrebbero svolto la loro attività per tutto l'arco della seconda parte del secolo. Iniziamo da Simone del Pintore, che è noto soprattutto per la sua attività di autore di natura mortista, di cui qua vediamo un bellissimo esemplare conservato nel Museo del Castello Sforzesco a Milano. Per illustrare questa sua attività, in mostra è esposta questo quadro che rappresenta due compratrici di uova. Vedete che la cesta
è molto simile a quella che abbiamo visto nell'esemplare milanese, eh? È abbastanza simile, come una cornucopia da cui fuoriescono tutti questi frutti. E poi abbiamo un gatto che sembra stia per spiccare un balzo verso di noi, come a proteggere tutte le mercanzie poggiate sul tavolo. Ecco, in mostra è esposta anche questo zampognaro con vecchia e cane, che è rappresentativo del consueto modus operandi di Simone del Tintore, che utilizza figure o particolari presenti in una tela per esportarle, scusate, in altre opere, cioè un modo di fare che potremmo definire a patchwork. C'è un assemblaggio sempre variato degli stessi elementi iconografici. Vi faccio vedere un paio di esempi tra i molti possibili. Per esempio, la figura di questa vecchia vestita di rosso e con una pezzola bianca sul capo, la ritroviamo identica in questa venditrice di frutta e verdura a Palazzo Manzi. Lo zampognaro lo ritroviamo proprio come se si trattasse del suo gemello in questa lussureggiante composizione con frutta, verdura e uccellagione in un paesaggio, cioè una scena ripresa en plein air. Vedete che è assolutamente identico il suonatore di zampogna. Poi guardate il cane, il cane che ritroviamo, seppure rovesciato, cioè in posizione speculare, nel dipinto da cui siamo partiti. È proprio lui, è lo stesso cane, nella stessa posizione. Il prototipo per la figura dello zampognaro è un'opera di Paolini, che vi ho già fatto vedere poco fa quando parlavo dei Mondoni, e solo che il carattere della stesura in Paolini è diverso rispetto a quanto è osservabile nei lavori di Simone del Tintore, perché è una stesura molto più accurata, più compatta, e la resa dei passaggi chiaroscurali è più aderente al vero, quindi di carattere più naturalistico. Tra i seguaci di Paolini non possiamo annoverare Pietro Ricchi, che pure è illustrato in mostra con un numero piuttosto consistente di opere. Ricchi, che però a pieno titolo può essere considerato tra i lucchesi uno dei più significativi pittori della luce. È un pittore della luce, assolutamente. E Pietro Ricchi nasce soltanto 3 anni dopo Paolini, nasce nel 1606, e la sua biografia è molto particolare, nel senso che riceve l'abecedario pittorico in patria con Ippolito Sani, poi si sposta a Firenze presso il Passignano, poi va a Bologna dove studia con Guido Reni e poi inizia tutta una serie di peregrinazioni, tanto da farne un artista senza terraferma. Attraverso la Liguria arriva in Provenza e da lì fa un po' la spola tra la Provenza e Lione, da Lione passa a Parigi. Da Parigi deve fuggire per aver ferito un membro della corte. Fugge quindi da Parigi e arriva in Lombardia, dove si ferma e lavora parecchio tra Brescia e Bergamo. Dalla Lombardia passa al Trentino, infatti molte sue opere si trovano tra Trento e Riva del Garda. E finalmente, si ferma a Venezia. Infatti, da Venezia arrivano nella madrepatria le tre tele che oggi sono visibili nella chiesa di San Francesco e questa Assunzione della Vergine, che è come un fuoco d'artificio tutto nei toni dell'argento e dell'azzurro. Capite bene che il linguaggio di un pittore terraferma come Ricchi è il frutto degli spunti colti nelle varie città toccate nel corso delle sue peregrinazioni.
tra le sue molte opere, scelgo di farvi vedere la Giuditta Oloferne e la Regina Tomiri con la testa di Re Ciro. Sono due soggetti macabri e violenti, tratti il primo dalla Bibbia e il secondo dalla storia dell'antichità classica. In tutti e due i casi, però, l'aspetto truculento dell'azione passa in secondo piano grazie alla bellezza e all'eleganza delle protagoniste femminili. Queste reggono le teste del nemico, teste mozzate, con fermezza ma anche con grazia, ornate dei loro gioielli più preziosi. Addirittura Giuditta guarda verso di noi con un'espressione compiaciuta e vagamente maliziosa. La scena è illuminata da una candela che crea un'atmosfera teatrale piena di mistero, con forti contrasti chiaroscurali di lontana epoca caravaggesca. La pennellata è vibrante, vedete soprattutto qua nella resa dell'abito di Giuditta, è piena di brio, sia qui che nella resa della veste di Tomiri e della regina Tomiri, che sembra moltiplicare la luce con la sua tonalità solare. È una tela tra le più belle di Ricci, almeno tra quelle presenti in mostra. Ecco, se si vuole approfondire la conoscenza di questo pittore, vi consiglio di attingere dal catalogo di una mostra che si è tenuta a Riva del Garda qualche anno fa. Dovrebbe trovarsi ancora in commercio questo testo. Passando a Girolamo Scarpa, c'è da dire che fino a qualche anno fa l'artista veniva considerato come un semplice collaboratore di Paolini, una figura quindi rimasta nell'ombra a causa della indiscutibile leadership esercitata dal maestro. La rivalutazione del pittore, avviata negli anni 90 del secolo scorso, ha trovato culmine nella piccola mostra a lui dedicata in San Franceschetto nel 2018, di cui ora vi sto mostrando la copertina del catalogo. Si tratta di una personalità non monocorde, appunto, non che agisce nella stretta orbita di Paolini, anzi una personalità sfaccettata che subisce le influenze le più diverse. Dal punto di vista stilistico, guarda soprattutto ai bolognesi come Guido Reni, guarda forse proprio grazie all'avere un padre di origini cremonesi, guarda la pittura lombarda e guarda a Firenze. L'influsso fiorentino si avverte e procede su un doppio binario. Da una parte si ispira ad alcuni pittori come Giovanni Martinelli e Jacopo Vignali, per la cura dedicata alla resa, alla rappresentazione delle acconciature, delle vesti. E dall'altra guarda ai rappresentanti del filone cosiddetto caricato e giocoso, come Stefano Della Bella, Baccio del Bianco o Jacques Caillaud, come dimostra Scaglia nella rappresentazione grafica di carri trionfali, costumi teatrali, scenografie, raccolte in un album di disegni, oggi conservato all'Archivio di Stato di Lucca, ma un tempo appartenuto a Giacomo Sardini, all'erudito, al marchese Giacomo Sardini. Un artista quindi molto versatile, sia dal punto di vista tematico che linguistico. E non assolutamente non un comprimario di Paolini. Di Scaglia vi mostro un paio di opere. La prima rappresenta il tema biblico di Giuditta e Oloferne. E diversamente da Caravaggio e da Artemisia Gentileschi, che hanno scelto di cogliere l'acme drammatico dell'azione, cioè proprio il momento in cui Giuditta, entrata con l'ancella Abra nella tenda del condottiero Assiro,
lo decapita, e quindi è una scena con degli effetti veramente macabri, di grande violenza. Skye sceglie invece di concentrarsi sul momento successivo, quando l'ancella Abra sta infilando la testa ormai recisa del condottiero nella sacca dei viveri. Il pittore si sofferma sulla descrizione della giovane per esaltarne la bellezza, il candore della pelle, secondo i canoni estetici del tempo, la ricchezza della veste e dei gioielli, con un piccolo accento teatrale nell'acconciatura che è guarnita da una piuma. Ecco, però fate caso che Giuditta non ha un capello fuori posto. Dopo aver compiuto un'azione così violenta, impegnativa anche dal punto di vista fisico, perché ci vuole chiaramente una grandissima forza per mozzare il capo di una persona che poi possiamo immaginare anche parecchio robusta, insomma, un comandante di un esercito non era certo un mingherlino, quest'uomo. Quindi, dopo aver compiuto un'azione così impegnativa e così violenta, Giuditta non ha un capello fuori posto, è perfetta. E questo mi fa andare con la mente a una tela conservata nell'oratorio degli Angeli Custodi, sempre di Scaglia, che rappresenta Agar e l'angelo, cioè Agar, dopo aver vagato per giorni e giorni nel deserto e si trova nel momento in cui sta rischiando di morire di fame e di sete con il figlioletto, è ancora perfetta, cioè turbante, perfettamente avvolto intorno alla testa. E la cintura, ora la foto non è di qualità eccelsa, comunque la cintura è ancora tutta completa delle placchette metalliche, dei gioielli che la ornavano prima di lasciare la sua casa. Ecco, quindi è ancora una dimostrazione del fatto che questi episodi sono come degli spunti, delle scuse per il pittore per soffermarsi sulla resa della bellezza femminile, bellezza femminile che spesso viene messa a confronto con le caratteristiche della vecchiaia. Cioè la contrapposizione tra gioventù e vecchiaia è un tema molto ricorrente sia nel catalogo di Caravaggio che di Paolini, che di Scaglia, e un po' di tutti i membri della Manfrediana Methodus. L'altra opera di Scaglia che voglio mostrarvi è questa Caducità della vita e del potere terreno. È un'opera densa di significati allegorici, un classico esempio di vanitas. Protagonista della scena è un imperatore che si trova ad affrontare il limite della propria esistenza terrena. Dietro di lui il vecchio alato è il tempo. Ai suoi piedi vediamo una clessidra rovesciata, per cui la sabbia non può più fluire da un bulbo all'altro, quindi il tempo si è fermato. Alle spalle dell'imperatore compare uno scheletro che lo afferra per la spalla e per il braccio e lo spinge verso la botola dell'avello che si è aperta qua e da cui fuoriesce uno scheletro incoronato, probabilmente pure lui, durante la sua vita terrena, un sovrano o un imperatore. Questo scheletro ha le braccia levate in alto come in segno di accoglienza nei confronti del collega che andrà di lì a poco a raggiungerlo. In questo momento estremo, drammatico, a nulla valgono tutte le ricchezze che questo imperatore ha accumulato durante la propria esistenza. Quindi vediamo dei bacili pieni di monete, vediamo corone, trofei d'armi, niente da fare. La cupezza e la drammaticità della scena sono accentuate dalla penombra che invade l'ambiente, pieno di arredi, tendaggi, oggetti, così da creare un effetto claustrofobico e quindi un senso di disagio, una penombra rotta solo dal lume di due lucerne che creano bagliori sinistri.
Viene in mente un'altra opera di Scaglia, una Vanitas che mostra una fanciulla agghindata di orpelli in un ambiente anche qui claustrofobico, per quanto è pieno di tendaggi, tappeti e sculture, che guardandosi allo specchio ci vede riflesso un orrido scheletro armato di falce, invece della propria immagine splendente di giovinezza. Ed eccoci arrivati a Giovan Domenico Lombardi, detto Lomino. Chi mi conosce sa che ho un debole per questo pittore, un pittore di cui mi occupo da anni. È ormai assodato ed accettato universalmente che nell'ambiente figurativo lucchese del Settecento a Lombardi vada attribuito un ruolo da protagonista pari a quello svolto da Pollini per il Seicento. Questo per il livello qualitativo delle sue opere, per il prestigio della committenza e per l'ampio ventaglio dei soggetti trattati, che vanno dal più ovvio, dal più scontato argomento sacro, a quello storico, mitologico, allegorico, alle bambocciate, cioè le scene di genere. Ma bambocciate vengono definite negli inventari settecenteschi che ci sono arrivati in gran numero, cioè scene tratte dalla vita quotidiana, e quindi di lontana è ascendenza caravaggesca, il ritratto, il paesaggio e la natura morta. Quindi anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un artista a 360 gradi. A proposito dello status sociale di Lombardi, raggiunto da Lombardi grazie alla sua professione, mi fa piacere citarvi un brano tratto da una lettera scritta nel 1796 dal pittore pesciatino Innocenzo Ansaldi. Visto che sono rare le notazioni che riguardano la vita privata degli artisti, almeno tra quelli vissuti nel 6-700, mi fa molto piacere, credo che abbia un qualche interesse ascoltare quanto ne racconta pochi anni dopo la morte di Lombardi, avvenuta nel 1751, un suo collega. Negli scorsi giorni, ragionando io con un pittor lucchese che aveva conosciuto Giovan Domenico Lombardi, maestro del Batoni, mi meravigliai che d'un professore sì fecondo, spedito e grandioso si vedessero sì poche opere fuori della città-stato di Lucca. Ma seppi che, avendo egli un fratello, valente professore di musica alla corte di Portogallo, io ho fatto un po' di ricerca in questo senso, ma per il momento in Portogallo non ho trovato opere dell'omino, mentre al di fuori dei confini del territorio di Lucca, a parte le opere che sono andate, che si sono allontanate da Lucca in periodi imprecisabili, ma forse soprattutto nel corso dell'Ottocento e del Novecento, ecco, c'è da dire che Lombardi ebbe modo di eseguire un paio di opere per Rovereto, che all'epoca faceva parte del Tirolo austriaco, e per Osimo, Osimo nelle Marche. Come mai per Osimo? Perché a Osimo, tra il 1714 e il 24, è stato vescovo Orazio Filippo Spada, un membro della nobile famiglia Spada di Lucca. Appunto, lo Spada ha commissionato a Lombardi delle opere per la cattedrale e poi ha introdotto l'omino presso la committenza locale, per cui ancora oggi ad Osimo sono conservati alcuni lavori di Lombardi. Ecco, ma torno, dopo questa necessaria digressione, alla lettera scritta da Innocenzo Ansaldi alla fine del Settecento. Allora, ma seppi che, avendo egli un fratello, valente professore di musica alla corte di Portogallo, di là gli venivano ragguardevoli commissioni, per cui poi poteva trattarsi e vestire assai signorilmente. Sapevo già che in Lucca veniva soprannominato l'omino per la sua piccolissima statura, quantunque proporzionatissima, e
e di bellissime fattezze ed aspetto. Peccato che non ci è arrivato un ritratto dell'artista, perché sarei davvero molto curiosa di conoscerlo, non tra virgolette. A senso mio, quando voleva, non era inferiore nell'arte a quanti altri professori almeno fiorivano a suo tempo in Toscana. Egli aveva sempre in bocca il signor Paolo, cioè il veronese. E qui chiudo con la citazione dalla lettera dell'Ansaldi. Ma che Lombardi sia stato particolarmente affascinato dall'opera di Paolo Veronese è riscontrabile in molti dei suoi lavori. E qua ve ne do un piccolo esempio, un piccolo assaggio. Quella a sinistra è un'Adorazione dei Magi realizzata dall'omino per la chiesa di San Nicolao e oggi a Villa Guinigi, mentre quella a destra è un lavoro di Paolo Veronese, tuttora conservato a Vicenza nella chiesa di Santa Corona. Ecco, se lo osservate, noterete come ci sono dei punti di contatto tra i due lavori. Fondamentali per la formazione del pittore sono stati i viaggi a Venezia, dove guarda con particolare attenzione ai colleghi attivi nella seconda metà del Cinquecento, quindi Tiziano, Tintoretto, i Bassano, ma ripeto ancora una volta, soprattutto Veronese. E poi il soggiorno romano, dove guarda invece soprattutto ai rappresentanti della corrente classicistica, quindi a Poussin, a Carlo Maratta e a Trevisani. Molto incisivo è poi lo sguardo retrospettivo che rivolge alla cultura locale di marca più stravagante, soprattutto Guidotti e Paolini. Ecco, splendidi inserti ritrattistici, ad esempio, si colgono in questa grande tela realizzata da Lombardi intorno al 1720 per la chiesa olivetana di San Ponziano e poi nell'Ottocento spostata nel presbiterio di San Romano, che a tutti gli effetti può essere considerato il suo capolavoro. Rappresenta San Bernardo Domenico con in questa impaginazione scenografica di grande respiro che vi rievocherò tra poco a proposito di un'opera esposta in mostra. Per quanto riguarda la sua attività nel settore della pittura di paesaggio, vi mostro questo Apollo e le Muse, dove le figure mitologiche sono proprio inserite, immerse in un paesaggio di notevole ampiezza e profondità, in un'atmosfera arcadica di gusto romano. Per farci poi un'idea del pittore nelle vesti di natura mortista, vi faccio vedere questa scena di mercato di collezione privata, dove una fanciulla siede circondata da verdura, frutta e volatili. Alla sua sinistra, in piedi, vediamo un portarolo con una cesta carica di frutta, delle mercanzie raccolte al mercato, e sulla destra un'anziana donna che accudisce un bambino inginocchiato in un atteggiamento un po' curioso, regge tra le braccia un pollo che sembra fissare intensamente come a studiarne lo sguardo. E qui in mostra abbiamo una campionatura molto ampia della produzione di Lombardi, ma per questioni di tempo sono costretta a fare una selezione. Di tono decisamente teatrale è La morte di Virginia, uno dei capolavori del pittore, che è di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ora, la foto purtroppo non rende come avrei voluto la bellezza e tutti gli aspetti, anche più minuti, che caratterizzano questo quadro. È un episodio tratto dalla storia romana. La fanciulla
qua al centro, viene uccisa dal padre con un coltello sottratto alla bottega di un macellaio, per sottrarla al disonore di dover cedere con l'inganno alle attenzioni del potente personaggio seduto sul trono. Sullo sfondo di architetture che richiamano le quinte di un teatro e che fanno tornare alla mente quelle grandiose, maestose architetture che abbiamo visto nel San Bernardo Tolomei che comunica gli acquistati. Ecco, è organizzata questa scena dove la drammaticità dell'evento è come stemperata dal tono mondano di timbro settecentesco riconoscibile in alcuni dettagli, ma soprattutto nella figura della ancella, così leggiadra che quasi a passo di danza si avvicina a Virginia per soccorrerla, rischiando in questo modo però di rubarle la scena. Anche l'illuminazione così bassa in alcune zone e così violenta in altre ci dà l'impressione di assistere alla messa in scena di una pièce teatrale, dove le figure sono colpite dalla luce dei riflettori. Per restare aderenti al tema della pittura di luce, tra i soggetti religiosi dipinti da Lombardi scelgo di illustrarvi questa adorazione dei pastori. Come abbiamo visto, l'ambientazione della scena a lume di notte è molto diffusa tra gli aderenti alla Manfrediana Methodus, ma l'abbiamo già vista in Rubens e in Paolini e lo ritroveremo anche in un'altra Adorazione dei Pastori di Paolini esposta in mostra che Paolini espone nella collezione Montecatini. Qui Lombardi sembra rifarsi a un celebre modello del Cinquecento, la cosiddetta Notte di Correggio, ora a Dresda, che l'omino potrebbe aver visto durante il viaggio per o da Venezia, perché all'epoca si trovava a Modena. Il motivo della luce soprannaturale che si irradia dal bambino e dal giaciglio di paglia, ecco, come vi dicevo, in mostra lo ritroviamo in altri casi. L'opera di Correggio è riecheggiata nel pastore che giganteggia in primo piano, vedete? Anche se in controparte questi due elementi sono molto somiglianti. Nella donna che, abbagliata dalla luce, porta la mano al volto per proteggere gli occhi la posa che lega Gesù a Maria. In questa tela dei Lombardi si coglie anche una delle caratteristiche più salienti del suo linguaggio. Cioè, Lombardi spesso mette in campo personaggi dalle proporzioni estremamente allungate. Le pose a volte sono contorte e disorganiche o spinte sul filo dell'equilibrio, come avviene per esempio in questo pastore ripreso di spalle in primo piano. Se volete potete cimentarvi nell'assumere la sua posizione, ma credo che ci sia un forte rischio di cadere a terra. Distorsioni che però troviamo anche nelle opere di Guidotti e dei seguaci di Paolini. Per passare alla produzione di opere di genere, quelle che le fonti settecentesche definiscono come bambocciate, vi faccio vedere l'Indovina e la Scena di Meretricio, due dipinti creati in pandan, come risulta dall'identità delle misure, l'uso di una stessa modella e soggetti moraleggianti che sottintendono da parte di uno dei protagonisti un atteggiamento ingenuo, credulone, facile al raggiro e cedevole al richiamo dei sensi. È buffo constatare come le due opere che sono andate divise qualche anno fa sono oggi conservate entrambe a Lucca presso le due fondazioni bancarie cittadine. L'Indovina si trova nella collezione della Fondazione Cassa di Risparmio e la Scena di Meretrice invece nella collezione della Fondazione Banca del Monte. L'importante è che queste due opere oggi si trovano a Lucca e anzi in mostra abbiamo la possibilità di vedere
riuniti i due pandan. Ecco, lo stesso vale quest'altra coppia di tele con una scena di seduzione e inganno e un indovina. Si tratta ancora una volta di opera a sfondo moraleggiante e monitorio che intendono mettere in guardia contro i tranelli della vita. Così qui la ragazza con la sua freschezza e le sue moine rapisce lo sguardo e i sensi del suonatore di chitarra che, tutto preso dal fascino della fanciulla, non si accorge della vecchia che alle sue spalle si sta appropriando del suo magro guadagno. Vedete che la vecchia, che porta il dito verso la bocca, nel tipico gesto di chi vuole indurre al silenzio, sta sottraendo al suonatore di chitarra il frutto dei suoi guadagni, il piattino contenente delle monete. Lo stesso succede nella tela compagna, dove la fanciulla, concentrata nella lettura della mano da parte della fattucchiera con predizioni chiaramente del tutto illusorie e fallaci, viene derubata da una vecchia che sfila la sacca delle monete dalla sua tasca. E giustamente sulla destra compare questo giovane che fa un gesto di burla, si sta burlando della giovane che non si accorge di essere derubata. L'ultima opera dei Lombardi su cui mi soffermo è questo concerto, passato insieme al pandan sul mercato antiquario una ventina di anni fa, con un'attribuzione a Paolini. In realtà entrambe le tele, ora qua non si vede perché le foto sono piccole, comunque qua nell'angolo inferiore destro, in tutti e due i quadri, compare una sigla GDL, che è chiaramente la sigla di Giovan Domenico Lombardi. È stata mal interpretata dall'autore che ha scritto, tra l'altro, una bellissima scheda sul catalogo d'asta dei due dipinti, cioè l'ha interpretata come da riconnettere a uno dei collezionisti che hanno posseduto la coppia di tele. Come Paolini, anche Lombardi è attratto dal mondo della musica, come dimostrano le opere da lui dedicate a questo tema, che hanno per protagonisti cantori e strumenti. Anzi, lo spartito nell'angolo inferiore sinistro è riprodotto con una tale accuratezza che forse qualche esperto potrebbe ricondurlo a uno specifico brano musicale. Per accuratezza richiama lo spartito che vediamo nel ritratto di Giacomo Puccini Senior, che si conserva nel Museo Puccini a Lucca, insieme a quello della consorte Anna Maria Piccinini. Anche questo è un ritratto molto vivido, molto bello, sempre di mano di Lombardi. La figura del vecchio calvo, la fronte bombata, rivolta verso di noi che stiamo guardando, corrisponde a un tipo molto frequente nel catalogo dell'omino. Basta guardare la tela appartenente alla Fondazione Carlini Sgarbi. Vedete che il tipo fisionomico è veramente molto, molto simile. Con le fiammelle delle candele, queste fiammelle ondeggianti illuminano fioccamente la stanza dove si tiene il concerto, creando profondi contrasti chiaroscurali. Inevitabile per i cantori è il richiamo all'opera di Paolini proveniente dall'Accademia di Santa Cecilia, che per la sua vivezza ed espressività è diventata l'immagine simbolo della mostra. Io qua, sperando di non aver abusato della vostra pazienza e della vostra attenzione, mi fermerei, ma come vi ho preannunciato all'inizio di questa mia presentazione, vorrei fornirvi qualche voce bibliografica nel caso desideraste approfondire i temi affrontati durante questo mio excursus, che per esigenze di tempo non è stato particolarmente approfondito. Insomma, se volete conoscere meglio, più da vicino, questa personalità così affascinante, che è quella di Giovan Domenico Lombardi,
avete a disposizione soprattutto due testi, scusate se l'autocitazione. Questo è un volumetto uscito nel 2003 che ha focalizzato soprattutto sulle opere dell'artista conservate nel Museo Nazionale di Lucca, mentre l'altra è una pubblicazione più recente che risale al 2017. Questo è un fondamentale, assolutamente fondamentale testo per chi vuole approcciarsi alla conoscenza della pittura lucchese del Seicento. Vi sono trattate anche molte delle figure di cui ho parlato stamattina, quindi Pietro Paolini, chiaramente Girolamo Scaglia e Paolo Guidotti. È il catalogo di una mostra del 1994 che ha segnato proprio uno step assolutamente fondamentale per ampliare e approfondire la conoscenza della pittura lucchese del Seicento. Poi abbiamo un'ampia spazio dedicata all'arte lucchese del 6-700 a Lucca all'interno di questo volume che è uscito una decina d'anni fa, edito dalla Publied, e poi invece edito dalla Maria Pacini Fazzi, gli atti di un convegno che si è tenuto presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca pochissimi anni fa. È incentrato soprattutto sulle figure di Paolo Guidotti e di Pietro Paolini e ancora una volta sui rapporti di stretti legami che hanno unito Lucca e Roma nel corso del Seicento. Girolamo Scaglia è trattato anche all'interno di questo volume che riguarda l'Oratorio degli Angeli Custodi, attualmente chiuso al pubblico, ma che dovrebbe riaprire intorno alla metà di aprile, che è uno scrigno, un gioiello che se ancora non avete visitato vi invito a farlo perché è veramente meraviglioso, restaurato tutto a cura grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. In ultimo, inevitabile mostrarvi la copertina del catalogo della mostra I pittori della luce da Caravaggio a Paolini. Io qui concludo la mia presentazione e rimango a disposizione nel caso qualcuno desideri fare qualche domanda. Benissimo Paola, grazie, grazie mille, molto interessante come sempre, grazie davvero. Ti chiedo Grazie a te, Carlo. se intanto puoi uscire dallo schermo in alto, ferma la condivisione, perfetto. Ok, allora, non so se intanto qualcuno vuole scrivere le proprie domande qua nella chat, tanto io ti volevo dire. Intanto ti volevo ringraziare sia chiaramente per la lezione di oggi, poi ringraziare anche per la disponibilità, perché in realtà dovevi fare un altro tipo di lezione, no? Dovevi parlare di due, avevamo stabilito, no? Un incontro su due pittori lucchesi, una storia interessante, burrascosa, avventurosa, vale a dire Colli e Gherardi, no? Due. Verissimo quello che stai dicendo, sì. E poi però. Fatto di avere la mostra, insomma, Pittori della Luce, insomma, essendo in concomitanza, insomma, con questa mostra così importante, abbiamo pensato di parlare proprio di Pietro Paolini e quindi grazie davvero anche per la disponibilità in questo. Credo che sia importante parlare, cogliere l'occasione, ecco, di parlare anche della mostra, perché insomma, se ha un senso, questo tipo di incontri, no? Lucca 2200 è anche proprio quello di attivare degli stimoli, insomma, della curiosità fra, insomma, credo che chi opera nella cultura debba avere questa idea di collaborazioni tra musei, tra mostre, tra uffici, anche, ad esempio, comunali. E spero che nel nostro piccolo, insomma, oggi abbiamo fatto qualcosa di utile. E non so, se vuoi parlare, ecco, però, della mostra, perché te giustamente Sì, postavi ecco, come perché, fare una visita guidata alla mostra diciamo che ha lo svantaggio di non poter mostrare di eventuali confronti che possono essere utili ad approfondire la comprensione dell'opera a cui ci troviamo davanti in quel momento. Io stamattina ho avuto modo in alcune occasioni di ampliare un po'
il discorso intorno al quadro che stavo mostrando in quel momento, facendo confronti, facendovi vedere altre opere, sono andata avanti, sono tornata indietro, ecco, però, e spero di essere riuscita a darvi un'infarinatura di quello che è stato il panorama pittorico lucchese del secolo, a partire soprattutto dagli anni venti, travalicando poi con la figura di Giovan Domenico Lombardi nel secolo successivo, nel Settecento. Però visitare la mostra, a parte che l'allestimento è veramente molto suggestivo, questo elemento così focale della luce e dell'ombra è esaltato attraverso un'illuminazione, ma non voglio scendere nel dettaglio perché chi ha già visitato la mostra lo sa, ma non voglio rovinare la sorpresa per chi ancora deve andare o vuole andare a visitare questa mostra, che c'è un'esperienza immersiva veramente di grande emozione. Trovarsi davanti a un'opera d'arte e poterne ammirare, apprezzare, grazie anche all'illuminazione creata ad hoc per quella determinata opera, possiamo apprezzarne tutti i particolari, tutti i dettagli, la pennellata, i colori, i particolari che magari in alcuni casi, se le foto che vi ho mostrato stamattina non erano ad altissima risoluzione, non erano ben definite. Ecco, quindi visitare una mostra è un'esperienza del tutto diversa, molto più gratificante. Insomma, spero di non essere risultata troppo noiosa, di avervi accompagnato per mano in questo viaggio in compagnia di pittori come Paolini, Scaglia, Ricchi, Lombardi. Però ecco, trovarsi proprio di fronte all'opera è un'esperienza del tutto diversa, insomma. Quindi vi rinnovo l'invito, se ancora non l'avete fatto, di andare a visitare la mostra, che rimane aperta alla Cavallerizza fino all'inizio di ottobre. Quindi niente scuse, non sono riuscita, non ce l'ho fatta perché siamo a Lucca e il tempo c'è. Cavallerizza. Terminerò un momento pubblicitario, ma io sono veramente entusiasta di questa esposizione, del lavoro che ho potuto fare insieme a Contemplazioni. Per me è stata un'esperienza bellissima e spero di avervi trasmesso un po' dell'entusiasmo che ho provato io, ecco. Benissimo, la Cavallerizza, per chi non è pratico di Lucca, è un bellissimo spazio che si trova in Piazzale Verdi, proprio appena dentro le mura della città. E sì, appunto, la mostra andrà avanti fino all'inizio di ottobre. Allora, ci sono i complimenti, Tiziana dice molto interessante, bellissima lezione da parte di Giovanna. Ecco, Sara ci chiede qualcosa che avrei voluto chiederti anch'io. Oltre ai luoghi indicati nello splendido intervento, dove è possibile trovare a Lucca le opere dei pittori del Seicento? Allora, i luoghi sono diversi, quasi tutte le chiese all'interno della città conservano opere dei pittori che abbiamo preso in considerazione stamattina. Per esempio, citavo poco fa la chiesa di San Francesco, la chiesa di San Francesco che è aperta il sabato e la domenica, e lì potete vedere tre opere di Pietro Ricchi, ad esempio. In Santa Maria Fuori Sporta potete vedere due opere del Guercino, non ne abbiamo parlato in modo diretto, però è certo uno di quegli autori bolognesi cui i nostri pittori hanno guardato e si sono ispirati. In Santa Maria Corte Orlandini potete vedere un'opera di Antiveduto Grammatica che è illustrato anche in mostra, e in San Paolino abbiamo Giovan Domenico Lombardi. Ora sto andando un po' così, cerco di ricostruirmi una mappa virtuale nella mente. Comunque in San Paolino potete vedere
un'opera molto bella, molto toccante di Giovan Domenico Lombardi. Però il luogo dove senz'altro vi invito caldamente ad andare, il luogo che vi invito caldamente a visitare è il Museo di Villa Lunigi, dove potete trovare un excursus, una panoramica che parte sempre rimanendo nell'ambito cronologico che abbiamo preso in considerazione oggi. Quindi questo excursus che parte dalla fine del Cinquecento, quindi siamo nell'epoca post-ritentina, fino alle soglie del Settecento, perché poi la cultura figurativa lucchese del di fine Settecento e poi per tutto l'Otto e il Novecento invece illustrata in Palazzo Manzi. Quindi veramente Villa Guinigi è un luogo da non perdere, eh? Se già l'avete visitata in passato, ma è un luogo dove tornare sempre per scoprire le opere che vi sono esposte con occhi nuovi, eh? È una visita veramente imperdibile, imprescindibile. Allora, Monica dice: esposizione esaustiva e chiara nei rapporti tra i vari artisti presentati. La mostra ora potrà essere letta con curiosità e ricchezza di informazioni. Ringrazio la professoressa Betti per la sua prestigiosa conferenza che ci ha arricchito nell'ambito della cultura artistica lucchese. Grazie, grazie. Dice Cristiana: complimenti Paola, esposizione estremamente interessante e esaustiva, supportata da un linguaggio chiaro, il che non guasta mai per chi non è addetto ai lavori. Grazie Cristiana. Allora, vediamo se arrivano altre domande. Io un'altra cosa che a questo punto vorrei chiederti: hai citato chiaramente più volte l'ambiente romano, no? Come una delle città proprio dove i lucchesi hanno lavorato, chiaramente la città, Roma è la capitale, Roma poi nel 600, ma anche altre due città, no? Bologna e Venezia. Quali sono i motivi che hanno spinto i lucchesi in queste città? Cos'è stata la scuola, scuole pittoriche o anche in un certo senso dei collegamenti con il commercio? In alcuni incontri passati abbiamo parlato della seta. C'è anche un rapporto in questo senso o principalmente è professionale? Ma intanto per quanto riguarda Bologna, direi che è un polo di attrazione dal punto di vista culturale, da cui negli ultimi decenni del Cinquecento e nella prima metà del Seicento non si poteva prescindere, perché ci sono artisti di un livello tale che non possono essere trascurati. Ho già citato Guido Reni e Guercino, sono pittori che di nascita emiliana, di origini emiliane, e poi loro stessi si spostano a Roma per cercare commissioni di maggior prestigio rispetto a quelle che, seppur prestigiose, potevano conquistare in patria. Fate conto che l'appellativo ricevuto da Guido Reni da parte dei contemporanei è stato quello di Divin Guido. Questo a sottolineare il tenore, l'assoluto tenore qualitativo che si riconosceva alle sue opere. Senz'altro gli spostamenti dei pittori in altri centri per approfondire o ampliare la propria cultura, la propria formazione, sono facilitati dalla presenza in quei determinati centri di connazionali, di concittadini. Per quanto riguarda Venezia, questi spostamenti possono essere stati facilitati dalla presenza di mercanti lucchesi in laguna, ad esempio, mentre per quanto riguarda Roma, a parte un centro così attrattivo da cui non è possibile prescindere. Vi ho detto che a Roma arrivano artisti un po' da tutta l'Europa, non solo da vari centri italiani, ma un po' da tutta Europa. Però a Roma
si trovano anche molti lucchesi che vi soggiornano in qualità di membri della curia romana, della curia papale, e in quelle vesti di certo possono aver facilitato per i propri concittadini l'ottenimento di prestigiose commissioni. Questo senz'altro, questa opera di mecenatismo, di protezione, senz'altro è stata esercitata da cardinali della famiglia Bonvisi e Spada nei confronti di artisti come Pietro Testa. Pietro Testa è un pittore di cui non vi ho parlato stamattina e che non è illustrato in mostra, ma è un pittore di grandissima importanza, di grandissima levatura, conosciuto forse più per la sua produzione ad olio su tela, che, di cui ci sono arrivati esemplari rarissimi, per la sua attività grafica e di incisore. Sono moltissime le opere dedicate da Testa al Cardinal Bonvisio, al Cardinal Franciotti, cioè questo per dire che spesso il successo di questi pittori era garantita anche dal supporto di membri della curia papale, della corte pontificia, che essendo concittadini di questi pittori che si erano trasferiti a Roma, inevitabilmente, essendo questi prelati amanti dell'arte, cercano di supportarli e di farli conoscere, di farli lavorare, di farli avanzare in questo difficile, complesso. Immaginiamoci la concorrenza che doveva esserci tra artista e artista a Roma all'epoca. Quanto dovevano sgomitare questi pittori per accaparrarsi le commissioni più prestigiose. Quindi chiaramente avevano bisogno di avere alle spalle dei protettori. Non so Assolutamente se ho risposto in modo soddisfacente alla domanda. sì. C'è Claudio che chiede, in questo periodo, quindi sempre nel 600, Lucca è stato un polo di attrazione per artisti e pittori? Allora, c'è stato un momento in cui Lucca è stata particolarmente, sì, direi, si può usare questo termine così sgradevole, povera di artisti. È stato il momento che si colloca proprio a cavallo tra 5 e 600. Tanto per capire l'entità della levatura qualitativa degli artisti lucchesi attivi in quello scorcio di secolo, le fonti considerano Ippolito Sani come quasi la crème della crème di quanto si poteva avere sul territorio in quel momento. Ecco, Ippolito Sani, se andate a cercarlo per esempio anche nel catalogo della mostra sulla pittura a Lucca nel primo Seicento, c'è una sezione dedicata a lui. Capite che è un pittore di livello qualitativo che non esito a definire mediocre, ecco, perdonatemi. Oltre a lui poteva esserci un Benedetto Brandimarte che però per molti anni si sposta a lavorare a Genova. Paolo Guidotti parte per Roma per ampliare le proprie conoscenze e per cercare, come poi effettivamente riuscirà a fare, di accaparrarsi importanti commissioni. Quindi a Lucca si crea un po' una situazione di vuoto, tanto che quando, per esempio, in cattedrale si decide di rinnovare completamente gli altari laterali per uniformarli ad un unico disegno architettonico, ci si trova costretti ad attingere ad artisti provenienti da altre città. Sono artisti soprattutto fiorentini, ma anche veneziani. Ecco, vi faccio i nomi di Jacopo Ligozzi, un pittore di origine veronese ma naturalizzato fiorentino. Abbiamo due tele di Giovan Battista Paggi, un artista di nascita genovese ma per questioni legate alla giustizia costretto a fuggire a Firenze, quindi
dimorante a Firenze per alcuni anni. Abbiamo due tele di Domenico Passignano, un'opera di Jacopo Tintoretto, Domenico Tintoretto, scusate, io continuo a essere sicura che l'ultima scena sia di Domenico e non di Jacopo Tintoretto. E viene commissionata un'opera anche a Paolo Guidotti che la consegna, che però purtroppo a causa delle pessime condizioni di conservazione deve essere sostituita all'inizio dell'Ottocento. Al suo posto oggi si trova l'ascensione, scusate, faccio sempre confusione, l'ascensione di Michele Ridolfi. Ecco che quindi, come vi accennavo, vista la povertà dell'ambiente artistico lucchese sul crinale tra 5 e 600, ci si trova costretti ad attingere da altri poli culturali e artistici. E tra l'altro Jacopo Ligozzi, che vi ho detto aver fornito una tela per gli altari laterali della cattedrale, viene proprio fisicamente a Lucca perché affresca l'oratorio del nome di Gesù che si trovava nei pressi della Chiesa della Rosa. Per lo stesso oratorio realizza tre tele che oggi sono divise in tre diverse collocazioni. Quindi sì, Lucca in certi casi ha rappresentato un polo di attrazione per i pittori forestieri e una fonte cui attingere per ottenere commissioni di buon livello. Allora, hai citato il Tintoretto e la dubbia attribuzione, insomma, no? Da Jacopo a Domenico. Cioè, Sara chiede: quali sono i metodi per determinare con certezza chi è l'autore di un quadro? Ah, questa è una domanda difficilissima. Allora, intanto partirei dall'ultima scena, che mi sembra un esempio interessante e significativo. Allora, per tradizione, anche per dare lustro, insomma, all'opera, si è sempre fatto il nome di Jacopo Tintoretto. In effetti, c'è un manoscritto della Biblioteca Statale, dove vengono riportati tutti i nomi dei pittori che hanno realizzato queste tele destinate agli altari laterali della cattedrale con le rispettive cifre dei loro compensi. Viene fatto il nome di Jacopo Tintoretto, con un compenso però non particolarmente elevato. Sappiamo tutti che Tintoretto era, insieme a Tiziano e Veronese, uno dei tre astri tra quelli attivi nella Venezia, scusate, della seconda metà del Cinquecento. Quindi in teoria avrebbe dovuto ricevere un compenso altissimo. C'è poi un altro fattore: l'opera viene consegnata nel 1594, che poi è anche l'anno di morte del Tintoretto. Negli ultimi anni della sua vita, la sua bottega debordava, veramente debordava di opere, riceveva tantissimi incarichi. Non penso proprio che riuscisse da solo a esitarli tutti, visto anche che molte delle tele che gli venivano richieste avevano dimensioni veramente notevoli. E aveva organizzato una bottega dove partecipavano anche i figli Domenico e Marietta. E è molto probabile che questi contribuissero in modo determinante alla creazione delle opere che uscivano dal suo atelier. Un'altra cosa che suscita la mia perplessità è il fatto che pochissimi anni dopo la consegna dell'opera, quindi siamo ancora negli anni 90 del Cinquecento, ripeto, l'opera viene consegnata nel 94, i consiglieri dell'opera della cattedrale decidono di vendere questa tela. Decidono di venderla perché non sono soddisfatti? Oppure decidono di venderla perché preferiscono assegnare l'esecuzione di una tela di identico soggetto ad un altro artista che si è presentato loro? Insomma, i motivi possono essere più diversi. Fatto sta che la stesura,
che caratterizza l'ultima scena presente in cattedrale non è così vibrante, non è così sfatta come quella che caratterizza le opere di Jacopo Tintoretto, è molto più ferma, più bloccata. E questo, insieme a tutti gli altri fattori, insieme a tutti gli altri sintomi, chiamiamoli così, mi fa pensare che il quadro vada attribuito a Domenico anziché a Jacopo. Ancora non vorrei farvi una lezione sull'ultima scena di Tintoretto, però mi tornava bene utilizzare questa pala come un esempio di come si possa distinguere la mano di un pittore da un'altra mano. Ecco. Grazie mille per la risposta, ringrazio anche Claudio per la risposta esaustiva. Allora io direi che se non c'è altro è mezzogiorno passato, io ti ringrazio tantissimo, davvero un altro bel incontro, anche quello di stamani. E grazie davvero Paola. Grazie a voi, grazie a tutti per l'attenzione, grazie Carlo. E allora noi ci vediamo al prossimo incontro con Simonetta Simonetti che ci parlerà di Teresa Bandettini, quindi sabato prossimo. Grazie a tutti, ciao. Buongiorno a tutti.